Allora, non mi serve un marinaio, no. Non mi serve un tipografo. Questo cos'è? Un cuoco d'ospedale. No, certo che no, vostro onore. Ecco, no, ecco, ma guardate, prendete questa. Ecco. Questa è del vostro ex socio, il signor Joshua Mantoni di Ardani. Per lo più onesto ed affidato. Occasionalmente volenteroso. Non sembra di notare un certo tono esitante. Ma gli uomini d'affari. Farda esca i pesci! Dovesse nutrire altro. Nutrirà la mia vendetta. Mi ha sempre danneggiato! Ha impedito di farmi mezzo milione! Ha ostacolato i miei affari! Ha riso delle mie perdite! E ha deriso i miei guadagni! Ha offeso la mia nazione! Ha allontanato i miei amici! E ha infiammato i miei nemici! Tutto questo perché? Perché sono ebreo. Non ha occhi un ebreo. Membra. Organi, consistenza. Sentimenti, passioni, affetti. Non è nutrito dallo stesso cibo. Ferito dalle stesse armi. Assoggettato alle stesse malattie. Curato dagli stessi rimedi, riscaldato, raffreddato dalle stesse estate, allo stesso inverno, come non è un cristiano! Se ci pungete, non sanguiniamo. E se ci fate solletico, non ridiamo. E se ci avvelenate, non moriamo. Ci fate torto. Non dovremmo vendicarci. Ci siamo con voi per il resto, vogliamo assomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa torto a un cristiano, che benevolenza ne riceve? Vendetta. Ma se un cristiano fa torto ad un ebreo, secondo l'esempio cristiano, che sopportazione avrà questi? Ma è chiaro! Vendetta! Malvagità che voi mi insegnate, io la metterò in opera e sarà difficile che non superi chi mi ha istruito. Vediamo di virilizzarlo un po', questo zio. Bisogna innanzitutto pintare e tenere la roba in mano. La roba in mano? Per esempio, la fetta biscottata va tenuta in mano come se fosse un macellaio, capisci? Saldamente! L'imburramento va fatto come lo farebbe un facchino, e beh, eh? E il tè va bevuto come verrebbe un bicchiere di vino, un bracciante del succo, così. Sì, Renato. Avanti, fammi vedere, su. Sì. E intanto comincia a stare... Non piangere! Ogni volta che ti faccio una giusta osservazione, non piangere. Io ti insegno. Sì, vero. Oh, a casa nostra i pantaloni li porto ancora io, fino a prova contraria. Non si caso. Vediamo, fammi vedere, su. Ma tienila bene, non con due dita, tienila salta! Sì, Renato, ma che cos'è? Prova, non... Ah! No, le ho solamente detto che ero ricoverato, in una clinica. Ma corro un bel rischio. Vabbè, comunque l'indirizzo non glielo ho dato, gli ho dato solamente il numero di telefono. Oh, il crampo! Accidenti, il crampo! Vado a vedere come sta il vostro organico. Porco! E tu levati di lì! Tesoro, perché non provi a sollevarlo tu e a portarlo di là? No! Signor altro e mica l'ho promessa. Oh, l'avete anche già promessa? Sì, perché
ne meravigliate tanto? E senza dire niente a nessuno? Sono mie pare parun! E cosa le date come dote? Quello che voglio mi. E mi? Cosa sono mi? Una statua di marmo? O me figurarsi non mi si dice mai niente! Ma sono mie pare parun, ve dico! Lo sto dicendo ora! Sì o sì? E la figliola quando lo saprà? Quando si mariterà? Oh, e noi lo dobbiamo sapere prima di lei? Sì, ora sì, son mi pare il baron, che avete capito? Oh, e siete sicuro che a vostra figlia le piacerà lo sposo? Suo padre mi ha dato la parola. Oh, ben, ben. La figlia è vostra. Figuriamoci, mi non me impiccio. Fate pure quel che volete voi. Mi non voglio che nessun veda mia figlia. E chi la vede? La deve maritare! Oh, se quel che la vede non la vuole maritare! Suo padre mi ha dato la parola, vi dico! Oh, che bel matrimonio! Cosa vorreste che prima facessero l'amore? Suonano? Eh sì, suonano, va! Sapete chi c'è? Chi c'è? Signor Maurizio! E pare del novizio! Vita! Perché io non voglio dire! Vita! E viene per stabilire le nozze? Signora, sì, andate là! Mi mandate via? Signora, sì. Non volete che io senta? Signora, no. Ma guarda. Guarda tu. E cosa sono mi? Sono mi, pare parò. E io non sono vostra mujer? Signora, sì, mandate là. Ma che orso che siete. E rustico. È finito. Andate là. Non siete proprio. È un rustico! Ma è finito! Oh, mi piove con te, però! Ma che bestia di uomo! Chiedela! Ma che bestia di uomo! Chiedela! Bestia! Chiedela! Pare sia inevitabile. Ma i nostri nomi... I nomi di Nicola... e di Bartolomeo... verranno ancora pronunciati... dai poveri, dagli oppressi di questa terra! Questi nomi verranno ancora ricordati... Ricordati! No, Nicola, no. No, Nicola, ascoltami. Ascoltami, Nicola. Ascoltami. Guardami. Noi li dobbiamo ringraziare tutti per questo. Li dobbiamo ringraziare tutti. Altrimenti saremmo morti come due poveri sfruttati. Bravo calzolaio. Quel pescivendolo e avremmo passato la vita agli angoli delle strade cercando di spiegare alla gente che bisogna reagire a questa barbarie, ma non avrebbero capito, non avrebbero capito. Voi avete dato un senso alla nostra vita, perché mai? Mai e poi mai avremmo sperato di fare così tanto in favore della tolleranza, della giustizia e della comprensione fra tutti gli uomini. No God, no Master. No God, no Master. Nessun Dio, nessun padrone. Viva la libertà! Medico omeopatico? Magari sarebbe meglio. Ah, ecco! Oh, ma tesoro! Ma ciao! È bella testa come sei mattiniera, eh! Anche voi, no? Ma sì, anch'io. Dovevo andarmi presto, avevo del lavoro da sbrigare, sai? Dove avete passato la notte? Come? Dico, dove avete passato la notte? Avevo passato la notte. Ah, ieri sera non te l'ho detto! No! Prima di uscire non ti ho detto... Vado da Passinè? No. Sì, sei molto malato, Passinè, eh? Ah, avete passato la notte da lui? Sì, tu non sai assolutamente in quale stato si trova Passinè. Davvero? Guarda, ho dovuto vegliarlo tutta la notte. In abito nero? Come in abito nero? Ah! Ma tu vuoi proprio sapere tutto, eh? Allora, tu devi sapere che Passinè... Bassine è talmente malato che la più piccola emozione potrebbe ucciderlo. E allora abbiamo deciso di fare un consulto medico, tutti noi medici, a casa sua, un consulto in abito nero, eh? E allora, sempre per nascondergli la verità, sempre ballando, il colera che ha la
di sicuro lo ucciderà. Era divertentissimo, sai. Ogni tanto quei malati bisogna usare dei sotterfugi, sai, per farli dire. Veramente, veramente geniale. Sì. E così Bassinè è spacciato, eh? Spacciati, tu non sai, secondo me non è arrivato questa mattina Bassinè. Isabassinè. Cosa? Buongiorno, dottore! Buongiorno, Bassinè, Bassinè, venite qua, siete malati. Che meraviglia, mamma mia, che persona. Sì, state bene, signor Bassinè. Ma no, ma non venite il malato, ma che? Oh, è malato, è malatissimo, non lo vedi? Perché volete che il signor Bassinè stia male quando egli stesso mi dice che sta bene? Ma che ne sa, lui non è mica medico, se ti dico che è spacciato, eh. Io sono spacciato? Sì, posso. Sì, purtroppo sì. Giustamente che abbiamo voluto nascondervi la verità, ma se non lo volete sapere, io non dico più nulla. Dio, Dio, ma che cosa dice? Ma è per questo che mio marito ha passato la notte accanto a voi. Ha passato la notte sì, ma sì, non lo ricordate più, era agonizzava, Per me è malato il dottore. Anche parlare delle clausole, delle direttive, delle privative estere, il tipo di illustrazioni che lei vorrebbe. Certo che io vorrei vedere la sua tenera Dolly sfruttata al massimo. Io la vorrei vedere pubblicata su tutti i giornali, su tutte le riviste, sull'enciclopedia, sui barattoli della Nutella. Così anche i bambini potranno goderne. E no! Ma sì, vogliamo lasciare i bambini primi, devono imparare. Non capita mica tutti i giorni di avere una donna così, sa? Generosissima mia signora, mi affido a voi per questo favore. Come vedete, conte, mi attribuiscono doti che non posseggo. Spero che il vostro non sia un desiderio irragionevole. Io vorrei al contrario, ma forse non so se cosa puoi dimostrarmi tutta la mia. Allora, Figaro!
Qual è questo desiderio? Monsignore, monsignore, noi, umili servi vostri, memori dell'abolizione di un vostro spiacevole diritto che avete abolito quando avete sposato la qui presente contessa Rosina. Ebbene, quel diritto non esiste più, cosa vuoi allora? Che è tempo, monsignore, che la vostra virtù risplenda in tutto il suo fulgore, perché io intendo benedirla per primo, nel giorno delle nostre nozze, per primo. Non esageri, amico mio. Io ho abolito quel diritto come debito morale. Un nobile, uno spagnolo, deve conquistare la sua donna con attenzione, cortesie. Rubare per primo l'essenza di un fiore sarebbe una tirannia indegna per un nobile castigliano. Oh, sì, vero, vero. Allora, monsignore, permettete che questa creatura a me cara, la cui onestà vostra ne ha preservato l'onore, riceva pubblicamente questa acconciatura virginale come simbolo della purezza dalle vostre attenzioni, adottando questo cerimoniale per tutti gli altri matrimoni. Quindi la follia non è innamorata. Bene, allora esultiamo per questa rinnovata indulgenza di monsignore. Vedete, monsignore, quanta gratitudine vi è riservata. Perfida. Ma guardatela, monsignore, quant'è graziosa. È tutto merito vostro, della vostra bontà, della vostra gratitudine. Ah, sì. Lascia stare la mia bellezza. Noi dobbiamo unicamente celebrare la virtù di monsignore. Ma è vero! Mi prendono in giro. Ed io mi unisco a loro. Il vostro amore mi sono già pensato. Oh, ragazzi, stai bene. Noi non ti aiutiamo, ti puoi scordare la macchina. Ma no! Tu devi essere la zia di Carlo. Cosa? No, non erano questi i patti, ti paghiamo quello che chiedi. No, se non abbiamo una lira. Lo so, ma lasciami fare, che ti importa? Ah, ma allora quanto? Ma poi ragazzi, non è questione di soldi. Cosa hai mandato? No, prendere e lasciare, e li voglio anticipare. Ah, no, anticipati non si può, non si fa. Prima fai il lavoro e poi noi ti paghiamo. Ti pagherei per doppio, dai. Amalia, fa le pure entrare. Se cercate di fregarmi, vi frego io, ragazzi. Poi io non ho un copione, io sono 2 mesi che preparo questa parte per fare l'amante, non posso fare... Cos'è una figlia questa? Ma sì, no, ma che cosa, non sono capace di provare io. Abbiamo perso più tempo di quanto credevamo, ma Luisa ha voluto raccogliermi i fiori per la zia di Carlo, è arrivata. Ecco la zia di Carlo. Donna Lucia, è per me un onore presentarle la signorina Sicilli e la signorina Mappi. E adesso anche chi cosa? Buongiorno! Il piacere è nostro, donna Lucia. Eravamo già venute prima, ma non eravate ancora arrivate. Non c'era ancora, no? Le abbiamo portato i fiori. I fiori, ma come belli i fiori per me? Sì. Mi stai causando un sacco di problemi. Se non fosse per lo scandalo che tutto questo mi provocherebbe, ti avrei portato io stesso a Sonnenstein. Di questo puoi starne certa. Questo è quanto ci hanno concesso. Quanto ci hanno concesso? Allora ti dovrei esprimere tutta la mia gratitudine. Non essere insolente, Anna. Ti ho salvato la vita.
Cosa hai fatto? Tu mi hai salvato la vita. Tu mi hai salvata perché possa provare indifferenza verso di loro. Non vuoi lo scandalo, vero? Già, la tua nobile famiglia, il Rai. Tu sei pazza, Anna. Tu sei pazza, pazza, pazza! Sono come mi vedi. Intontita dai farmaci, ma ancora capace di provare ciò che ogni uomo o donna dovrebbe provare in momenti come questi. Sì, grazie. Che bella festa che mi hai fatto! Grazie, sei veramente meravigliosa! E ti ringrazio anche per avermi fatto conoscere Jessica. Oh, che ragazza stupenda! Meravigliosa anche lei! A proposito, senti, dire che io sono qua, La sto aspettando, mi sento un treno in corsa anch'io! Sì, a proposito, ho dimenticato di passare a prendere una bottiglia di champagne. Per cortesia, dite mentre che arriva qua, giù all'angolo, c'è una bottiglierina. A 50 metri da qui si ferma, prende una bottiglia e la fa segnare a nome mio dicendo che è per la mia festa. A proposito, dica anche di portare quel completino, quello lì rosso, quello sexy che ci ha fatto venire sul treno. Sì, dai, dire che l'aspetto, Sì, viale Monza 122, interno 8, Mi raccomando, dire che venga subito, che mi sento. Gloria! Adesso telefoniamo il dottore. Speriamo che arrivi subito, no? Come dice il signor Ravelli. È pronto? È lo studio del dottor Maltagliati? Ma non dovrei mai essere così in questa giornata, eh? Non mi metto di usare. Uno sciopero, dicono che durerà 48 ore. No! Sì, dica che lo sciopero che facciamo, sai? No. Sì, c'è il bando il contratto, no? Dicono che lo stanno partorendo, è un travaglio dolorosissimo. Ma se la spuntiamo sono 3.000 lire all'ora in più, No! Sì, dai! Domani sera ci sarà un vertice, poi si vede se dopo domani si riparte. A proposito, come mai sei qui? No, non dovevi essere da tua nonna e dormire da tua zia a Vigevano. Ah, ma ho rimandato la visita domani. Perché? Perché? Quante domande, Francesco! Perché non ti ho mai visto così agitata io, Agitata? No. Io non sono per niente agitato. Sei tu piuttosto che ti vedo strano. Io? Oh, io sono tranquillissimo. No, anch'io tranquillissimo. Sei tu che stai strozzando letteralmente il telefono. Quale telefono? Il nostro telefono. Ah, questo è. Mi stanno aspettando per le prove in nuovo. Sì, mi stanno aspettando. Sì, le prove. Deve venire il Papa. Il Papa il mese prossimo. Il Papa? Sì, allora sai, dobbiamo provare. Una nuova lode. Oh, bravo. Ma allora, vai subito, vuol dire che farà aspettare il Papa, no? Non mi